Se mi seguite già, probabilmente vi state chiedendo se questo è un pesce d'aprile in ritardo e la risposta è no, niente Mooncoin questa volta, è un discorso estremamente serio. Se non mi seguite, magari vi chiedete: ma chissà che cosa ci vuole vendere adesso questo qua? In realtà assolutamente no. In questo canale io tratto sempre temi quali l'investimento, il trading, l'incremento del proprio capitale, l'allocazione di portafoglio, pianificazione finanziaria, eccetera, eccetera. Quindi oggi quello che voglio fare è fare un passo indietro dalla solita, diciamo così, analisi di mercato nonché strategica, pianificazione strategica, e andare a vedere gli obiettivi per cui facciamo quello che facciamo. Io identifico, per quanto mi riguarda, questi obiettivi con due cose: la ricchezza e la libertà. La grossa domanda è: che cosa significano queste due parole talmente ampie che se non le si contestualizza e se non gli si dà appunto un significato preciso, rischiano di non volere dire nulla, voler dire insomma un recipiente vuoto. Sono quelle classiche parole alle quali poi non si riesce ad attribuire un significato concreto. Quindi lo scopo di questa riflessione, che spero vi interessi, vi stimoli e vi piaccia, nonostante sia un video un po' diverso dal solito, è proprio capire qual è il significato di queste due parole, quindi perché facciamo tutto questo e soprattutto come ottenere questo status che va oltre ovviamente il semplice fare quello che facciamo, ovvero investire, fare trading, ma passa tutto attraverso un cambiamento di mindset che oggi voglio discutere con voi partendo proprio da zero, quindi immaginandosi che uno voglia iniziare a fare un cambiamento, iniziare a dare una nuova direzione alla propria vita verso questi due obiettivi, tramite appunto il trading e l'investimento, che però non è l'inizio, è uno step, e oggi vorrei identificare con voi tutti gli step necessari. Quindi buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che gradirete questo video un po' diverso dal solito per scollarci per un po' dai grafici e andare a fare un qualcosa, un discorso un po' più appunto filosofico che possa stimolare un po' la mente da chi ha questa voglia di cambiare le cose, di iniziare questo percorso verso la ricchezza e la libertà tramite il trading e l'investimento, capire come si può fare e quali sono gli obiettivi concretamente. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che a voi costa pochissimo, ma per me ha un significato immenso in quanto mi incentiva, mi spinge a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale e anche sugli altri canali social. Mi raccomando, anche attivate le notifiche per non perdervi mai nemmeno un video. Iniziamo. Allora, questa riflessione mi è venuto di farla perché a volte ci ragiono, dico: ma perché faccio tutto quello che sto facendo? Cioè sto dietro ai grafici, mi scervello, faccio file Excel con tutte le pianificazioni dei trade, l'allocazione di portafoglio. Qual è il mio obiettivo? È importante avercelo in testa un obiettivo, perché senza un obiettivo si tende a uscire poi dal percorso, a dargli un significato diverso da quello che ha e si va un po' alla deriva, ok? Quindi l'obiettivo mio personale l'ho identificato con queste due parole: ricchezza e libertà. Che cosa significano queste due parole? Partiamo dalla parola ricchezza, essere ricco. Essere ricco è un qualcosa che per me significa avere una vita piena, non avere nessuna mancanza. Questo non deve essere confuso col lusso, che anzi, secondo me, è l'antitesi paradossalmente della ricchezza, perché il lusso può diventare una forma di schiavitù, l'ostentazione, il possedere cose costose e mostrare, insomma, il proprio status agli altri, rischia di diventare davvero una forma di dipendenza, perché poi non si riesce più a farne a meno e si tende a volere sempre di più, diventa una gara con se stessi e con gli altri a chi ostenta di più. Veramente è una sensazione, secondo me, poco piacevole. Quindi lusso e ricchezza sono due cose veramente differenti, quasi opposte. La ricchezza, secondo me, è non avere nessuna mancanza, come vi dicevo. In che termini? In termini di lavoro, in termini di formazione e quindi di sapere, in termini di passioni, hobby e soprattutto di tempo da dedicare a tutte queste cose. La persona veramente ricca, secondo me, è la persona che ha tempo di fare
tutto quello che gli piace fare, ovviamente nei limiti dell'umano, però che non si senta mai costretta, magari perché deve, che so io, lavorare 12 ore piuttosto che altrimenti non ce la faccio, non riesco a fare questo, non riesco a fare quello, no. Ecco, quella mancanza di libertà è ciò che poi genera frustrazione, insoddisfazione e alla fine dei conti, secondo me, è ciò che fa la differenza tra la ricchezza e la non ricchezza. La non ricchezza è proprio l'avere queste sensazioni di frustrazione. La libertà è complementare, nonché unita alla ricchezza, perché l'essere libero significa avere pieno controllo della propria vita. La libertà significa avere la possibilità di scegliere, quindi avere un qualcosa dietro che ci sostenga e ci permetta di non essere dipendenti da nulla, ok? Quindi questi due concetti sono estremamente importanti. Si possono ottenere entrambi, li si ottiene praticamente insieme, secondo me, perché come vi dicevo dipendono molto l'uno dall'altro e sono da tenere ben saldi in mente. Cosa c'entra, voi direte, tutto questo con i nostri obiettivi? Beh, semplice, perché comunque l'investimento, il trading, quello che facciamo noi, ci consente di raggiungere questi obiettivi creandoci una rendita in più, ok? E non parlo ovviamente solo di Bitcoin e delle cripto, parlo della cosiddetta indipendenza finanziaria, cultura finanziaria, educazione finanziaria, ovvero l'imparare a gestire il proprio patrimonio in modo da farlo fruttare nel tempo e da avere una rendita diversificata, che è l'obiettivo ultimo fondamentalmente di chi investe. Chi investe non lo deve fare con lo scopo di arrivare ad avere chissà quanti milioni sul conto perché ha fatto il botto, ha avuto un colpo di fortuna, ha comprato Bitcoin a 1000 e l'ha rivenduto a 500.000. No, quello è un colpo di fortuna. L'investire significa riuscire a seguire nel tempo i mercati, capire i mercati, entrare, uscire quando è ora, andare a beccare le occasioni giuste al momento giusto, sì, però con tutta una pianificazione strategica, che è quello che vediamo di solito. Fondamentalmente per avere un cuscinetto di liquidità, per non avere soldi inutilizzati, diciamo così, ma per far fruttare quella liquidità che altrimenti immobilizzeremmo in banca, e fondamentalmente per dare un senso ai guadagni che abbiamo dalla nostra entrata primaria, ovvero il lavoro. Sì, perché comunque bisogna anche uscire, secondo me, dall'ottica del liberarsi dal lavoro inteso come il non lavorare più, perché il non lavorare più, non lo so, a me non so se piacerebbe, sinceramente. A qualcuno magari sì, ma questo, anche questo sogno, no, del stare sulla spiaggia in piscina col nostro portatile a fare cose, a fare chissà che cosa, solitamente è un messaggio che viene trasmesso per finalità di marketing da chi ci vuole vendere sogni, da chi vuole sfruttare l'ingenuità delle persone per vendere dei sogni, per vendere qualcosa che poi alla fine fa guadagnare lui stesso. Quindi un'altra cosa che incentivo a non fare è cadere in questi pseudo messaggi di libertà fasulla, perché la libertà è veramente diversa da quello, perché quello è il non far niente. Non so, magari qualcuno ha come ideale di libertà il non far nulla dal mattino alla sera, però personalmente il mio ideale di libertà è estremamente diverso, perché io un lavoro lo vorrei assolutamente fare in continuazione, perché mi stimola. A me piace fare cose, applicarmi, magari un lavoro proprio, chiaramente può essere diverso da un lavoro dipendente, ma non è detto che anche un lavoro dipendente non debba dare soddisfazione. Insomma, sta davvero alla persona stessa trovare il suo punto di equilibrio e ciò che lo rende davvero libero e sereno. Ovviamente la differenza che c'è tra chi è libero e non è libero è che una persona libera può tranquillamente fare un bel dito medio al suo capo nel caso in cui subisca dei maltrattamenti, nel caso in cui il lavoro non lo stimoli più, nel caso in cui ci fossero problemi di qualsiasi tipo, e comunque non essere in pericolo perché non sa gestire il suo capitale, quindi non riesce ad arrivare a fine mese o al mese dopo, perché fortunatamente ha la sua entrata B garantita dai suoi investimenti, da tutto il resto, che gli permette comunque di andare avanti. Gli step per raggiungere questi due obiettivi, secondo me, sono quattro, diciamo 3+1 per chi vuole fare uno step in più, però se no sono sufficienti i primi tre.
La prima fase ovviamente è la fase di accumulo capitale. Nessuno nasce ricco, nessuno nasce con 1 milione in banca e quindi immaginandosi una persona che non vuole ovviamente campare della fortuna dei propri genitori, ma vuole fare da sé, come è giusto che sia, come dovrebbero fare tutti, la prima cosa da fare è accumulare capitale. Come si fa ad accumulare capitale? Chiaramente lavorando. Quindi bisogna mettersi lì e lavorare duro e ridurre le spese non necessarie. Questa è la fase di maggior sacrificio in assoluto. Però è la fase più importante. Perché? Perché buttare via il proprio capitale, diciamo così, nei primi anni della propria vita lavorativa è la cosa più grave, perché è provato che nel tempo, nel crescere ovviamente dell'età anagrafica di una persona, le spese aumentano per vari motivi che non dovrei neanche stare a sottolineare, ma ci sono le spese della casa, le spese della famiglia quando la si ha, insomma, le spese tendono ad aumentare, è fatto così, la vita è questo. Quindi i primi anni, quando magari non si è ancora usciti di casa, quando comunque si è da soli, si ha meno spese che gravano sulle spalle possibile, è la fase in cui si riesce ad accumulare di più ed è proprio lì che bisogna battere il chiodo. Se necessario, magari fare un lavoro in più, sacrificare del tempo, perché purtroppo il tempo inizialmente è da sacrificare per un'ottica poi di libertà futura. Bisogna avere bene in testa questo obiettivo, molto molto chiaro. Una volta, cioè mentre tra l'altro accumulo il capitale, c'è anche lo step 2, la fase 2, che non è appunto sequenziale per forza di cose, è più parallela questa. Lo step 2 è la formazione, lo studio. Non bisogna mai smettere di essere curiosi, ma non studiare solo la finanza, studiare solo l'investimento. Bisogna semplicemente approfondire ciò che ci piace. Perché? Perché le opportunità al giorno d'oggi sono veramente ovunque, quindi c'è la possibilità, grazie comunque anche al web, alla rete, di far fruttare le proprie capacità in qualsiasi ambito. Se uno ha un minimo di piglio e ha voglia di farlo, ha degli obiettivi in mente, lo può davvero fare. Vi voglio motivare a fare questo. Quindi non smettete mai di essere curiosi, approfondite tutto ciò che vi incuriosisce, approfondite, leggete, studiate, guardate video, non smettete mai di continuare ad imparare. Nel frattempo, ovviamente, fondamentale, secondo me, è studiare invece quella parte dedicata al capitale, quindi alla gestione delle proprie finanze, che anche lì ci sono testi comprensibili per tutti, di tutti i livelli, non è necessario fare chissà quali corsi che costano migliaia di euro, perché è sufficiente leggere, incuriosirsi, farsi domande, approfondire, quello è sempre il ciclo, diciamo così, il feedback positivo che porta, che dà quella spinta in più a voler continuare. La formazione e la curiosità, lo studio, la scoperta di cose, l'approfondimento delle passioni, tutti insieme, secondo me, portano a un incremento altissimo della possibilità di riuscire nell'investimento, perché l'investimento è una disciplina a diversi gradi di difficoltà, non c'è soltanto l'investimento da pro che devi sapere tutto, essere uno smanettone dei grafici, conoscere tutti gli asset dall'A alla Z. Ovviamente si parte da una base, si parte magari da un investimento più semplice, con un portafoglio più basilare, con i classici asset, diciamo così, e poi si può andare a studiare un po' di più magari gli asset più speculativi, le nuove piattaforme che permettono di investire in maniera smart, in maniera nuova, andare a valutare magari di assumersi qualche rischio in più a fronte di un potenziale guadagno maggiore. Insomma, c'è veramente un mondo dietro al mondo dell'investimento, ma non dovete farvelo raccontare da qualcuno, dovete scoprirlo voi per capire poi cosa significa e quale fa di più per voi, ok? E questa è una cosa, quindi vi ho già spoilerato la fase 3, che è la fase dell'investimento delle proprie risorse. Una volta che si è accumulato sufficiente capitale e una volta che si è accumulato sufficiente formazione teorica, si comincia a impratichirsi con l'investimento, un po' alla volta, una somma piccola per iniziare.
iniziare, si comincia a conoscere l'operatività pratica e da lì si inizia a costruire il proprio portafoglio, ok? Quindi quello è il primo step importantissimo per avere una rendita diversificata, il cosiddetto far lavorare i soldi, che è un termine che a me non è che piaccia molto perché non dice tutto e dice niente, perché in realtà siamo noi che stiamo lavorando, non sono i nostri soldi che lavorano. Il concetto di rendita passiva a me non è mai piaciuto perché implica il fatto che tu fai qualcosa lì e te ne dimentichi, quindi implica una forma di pigrizia che secondo me bisogna veramente escluderla, va cancellata. Il termine tutto ciò che ha a che fare con la pigrizia va cancellato assolutamente. E in parallelo c'è anche il punto 4, quello per i più spigliati, ok? Se durante il punto 2 avete approfondito a sufficienza, sono sicuro che l'avrete fatto, la vostra passione, la vostra, come dire, curiosità, il vostro hobby, al punto tale da far scattare quella piccola scintilla imprenditoriale che secondo me molti di noi hanno, non è un obbligo ovviamente, ma molti ce la possono avere, chi ce l'ha, so cosa vuol dire, fa parte di direttamente del concetto di ricchezza e di libertà, perché una persona che ha questa scintilla deve seguirla per potersi sentire davvero realizzato nella sua vita. Se ce la si sente, si prova, si tenta, diventa anche questa una forma di investimento, alla pari dell'investimento in borse, in capitali, in strumenti, eccetera, eccetera, investimento in una nostra attività, che può essere un'attività di qualsiasi tipo, che però deve partire da noi, dalla nostra curiosità, ok? Non dalla smania di avere una forma di rendita passiva, allora mi metto a vendere su Amazon. No, assolutamente no. Deve essere un qualcosa che parte da noi. Tramite questi quattro step si arriva al punto che se a uno piace continuare a lavorare, e spero che per la maggioranza di voi sia così, può continuare a lavorare, a fare un lavoro che gli piace, se non gli piace cambiare con maggior tranquillità, non essere afflitto dai periodi di crisi, non arrivare a odiare il proprio capo perché ci si trova male sul posto e contare i giorni che mancano la pensione, ma semplicemente viverla con più serenità e cercare un lavoro che ci piace. Al contrario, se il lavoro riusciamo addirittura a crearcelo noi, possiamo seguire la nostra strada e avviare una nostra attività che poi ovviamente si può sviluppare, Dio solo sa come. E questi secondo me sono i metodi per essere ricchi e liberi. Io questo è il concetto che mi sono immaginato. Per voi invece che cosa vogliono dire queste due parole? Vi trovate d'accordo con me oppure la pensate diversamente? Insomma, ditemelo nei commenti perché ci tengo moltissimo a confrontarmi con voi su questi importantissimi concetti. Quindi aspetto un vostro commento e ne parliamo insieme. Alla prossima e un caro saluto.